Ma per chiudere un po' il discorso sulle nazionali che ho aperto nel video precedente, dove ho analizzato, ecco, il rientro in azzurro di Zaniolo, voglio sempre focalizzarmi su un altro calciatore con la Z, che è Zaleski. Come sapete, io ho anticipato questa sua convocazione in nazionale, perché in realtà sarebbe dovuta scattare molto tempo prima. Poi il ragazzo ha avuto il Covid e quindi pure lui ha dovuto affrontare un percorso di reinserimento graduale, ma le sue qualità tecniche sono abbastanza palesi. È un giocatore apprezzato anche da Mourinho, altrimenti avrebbe lasciato la squadra. Invece non è così. Non è mai balenato, ecco, nel cervello dello Special One di inserirlo tra le riserve o preferite esuberi. Quindi la Roma veramente ha una grandissima stima di questo talento. Il suo esordio in nazionale è stato un premio meritatissimo. Tra l'altro ha debuttato anche con un assist, e sebbene la partita fosse semplice, pensate che veramente questo è un ragazzo che ha una manciata di partite tra i professionisti. Già debuttare in una nazionale con mostri sacri come Lewandowski, come Zielinski, Szczęsny, insomma, Polonia è veramente una buona squadra. E quindi ripeto a chi mi chiede se non fosse stato meglio, ecco, darlo in prestito, io rispondo che apparentemente è così ora, nell'immediato, ma gli infortuni sono dietro l'angolo, le partite sono veramente tante. Questo è un ragazzo importante che ha avuto un imprinting con gol contro il Manchester United e penso che nelle rotazioni possa entrarci anche lui. Quindi magari nell'immediato giocherà un po' meno, ma poi nel lungo andare troverà il suo spazio.